Io penso che moderati come noi, che vengono da storie molto diverse, ma diciamo la verità, anche il PD, detto tra noi, viene da una storia molto diversa da dove è oggi, al punto che alcuni dei leader del PD non sono più neanche nel PD. A quelli che noi abbiamo sempre riconosciuto, noi qua a Bologna, nelle nostre città, i leader della sinistra tradizionale. Però a me non interessa questi. E do anche un consiglio a tutti. Attenzione alle divisioni. Do un consiglio a sinistra. Alla fine avete visto, tutti quelli che avevano il problema morale a stare con Salvini, stanno con Salvini. Tutti quelli che avevano il problema morale a stare con la Meloni, stanno con la Meloni. Tutti quelli che ritenevano Berlusconi un pericolo, oggi trovano in lui virtù salvifiche. Allora, do un consiglio molto modesto, basato sull'esperienza, alla sinistra politica di questo paese che ha condiviso un percorso. Il governo Monti l'ha aiutato Bersani, eh? Il governo Monti aveva una sigla alle spalle, Bersani, Alfano e Casini. Evidentemente Bersani, quel Bersani, è un Bersani che faceva anche al paese, che si sacrificava per il paese, perché capiva in quel momento che era necessario un sostegno a un governo impopolare. Bene, poi abbiamo sostenuto Letta, abbiamo sostenuto Renzi, abbiamo sostenuto Gentiloni. Non c'è motivo per cambiare strada. Per quanto ci riguarda, la strada non la cambieremo. Il perimetro è l'alleanza di governo. Veniamo da storie diverse, tanta acqua è passata sotto i ponti, ognuno è orgoglioso della storia che ha fatto e del cammino che ha fatto, ma oggi c'è la necessità di andare in Europa sapendo che sull'Italia si può contare, sapendo che non si apre una nuova stagione di incomprensioni. L'Europa già è in una fase difficile, ma state attenti. La Merkel, che farà il governo, e Macron ci metteranno 2 minuti ad andare avanti senza l'Italia. E noi, le incognite del passato, ci mettiamo 2 minuti a riviverne i drammi e le angosce. Allora, credo che tutti poi questi tatticismi mi fa scappare da ridere, andiamo da soli, non andiamo da soli, chi vuole andare da soli vada da soli. Noi vogliamo andare in un'alleanza di governo in cui i moderati sono essenziali, perché la pretesa di autosufficienza del PD e la pretesa del PD di rappresentare i moderati, come si è visto con chiarezza, non è realizzabile. Per cui è necessario, però è necessario anche che i moderati si sveglino, che i moderati decidano da che parte stare, non stiano sempre, diciamo così, pencolanti da destra, a sinistra, al centro, facciano una scelta di campo e decidano di giocare la loro partita. Chi la vuol giocare la giochi, chi invece ritiene che sia... Perché vedete, il compito della politica e della classe politica, con la C maiuscola, quello che ci hanno insegnato, è di spiegare la linea, non di andare dietro la pulsione demagogica della gente. Mi auguro che il PD apra le orecchie, perché a tenerle chiuse succede come in Sicilia, che se ci fosse stata la disponibilità a imperniare questa coalizione su personalità come quelle di Giampiero D'Alia, i risultati sarebbero stati diversi. Allora, essendo di voi sono piene le fosse, non mi interessa questo, voglio dire che le elezioni sono dietro l'angolo, non perdiamoci di vista, come diceva Gianluca, ma soprattutto non perdiamo tempo e andiamo avanti, perché i moderati, credo, in questo paese sono ancora essenziali per il loro futuro, per loro e per le nostre famiglie. Grazie.